e probabilmente sono state piantate negli anni 50, quindi hanno una bella età, almeno dalle foto che abbiamo ricostruito. Sono importanti perché ovviamente fanno parte un po' della storia della nostra città, il viale Alverato, viale Gramsci, il viale più importante della città e quello anche più, diciamo, più bello, se volete, per cui ci piange il cuore dover tagliare, come abbiamo fatto in questi giorni, gli alberi lungo questo viale, ma purtroppo dopo un'attenta analisi, anche una collaborazione esterna con un agronomo che ha portato avanti tutte le analisi necessarie, quelle visive ovviamente, ma anche quelle strumentali, abbiamo verificato che c'erano degli alberi molto pericolosi, che abbiamo subito abbattuto ed erano tre, e poi abbiamo verificato che ci sono degli alberi che potevano procurare un rischio, un pericolo alle tantissime persone che ogni mattina sostano oppure passano con la macchina, oltre che con la bici e a piedi, e quindi abbiamo dovuto provvedere, diciamo, un taglio di 12 platani e un leccio, che in queste ore sono appunto in fase di rimozione. Non si è potuto fare altrimenti, ci dispiace molto. Queste piante ovviamente saranno ripiantate, quindi non ci sarà nessun depauperamento del verde pubblico lungo questo viale. Purtroppo il fatto che qui ci passa anche tutti gli anni il carnevale vuol dire potare tutti gli anni le piante in maniera tale da poter svolgere la manifestazione in maniera corretta, e quindi sicuramente queste piante, questi alberi più di altri hanno risentito anche dell'azione dell'uomo, oltre che diciamo dell'ambiente circostante. Quindi purtroppo non è stato possibile fare diversamente. Ora, questo può essere anche una cosa positiva, prendiamo il lato positivo della cosa, perché effettivamente potremmo anche ripensare in prospettiva a ridisegnare questo viale anche in relazione al fatto, alle attività che ne facciamo, il carnevale, il passaggio di bici, pedoni e anche di macchine. Quindi le piante saranno ripiantate e penseremo anche che piante ripiantare anche in relazione, insomma, alle attività, soprattutto quelle legate al carnevale, che tutti gli anni si fanno.